come MSD Italia abbiamo supportato e identificato tre eccellenze nell'ambito delle biotech, particolarmente focalizzate essenzialmente su tre aree, l'area oncologica, l'area dei vaccini e l'area delle malattie rare. In questo percorso abbiamo lavorato e abbiamo aiutato, supportato nella crescita, nel rispondere ad alcune domande chiave con il nostro team locale e internazionale, queste start-up, e arrivare poi ad oggi nel presentare questo percorso di circa 4 mesi di lavoro insieme, identificando i successi, i passi avanti portati e le prossime sfide che le start-up hanno di fronte a loro. E se sapremo avvalerci di questa trasformazione digitale, ancora di più anche nel settore della salute, saremo sicuramente non soltanto più veloci, più tempestivi nel portare le risposte ai bisogni ancora attuali e ai bisogni futuri, ma sapremo anche generare quell'opportunità di accesso equo all'innovazione da parte di tutti, perché soltanto così ne potremo veramente uscire, per poter garantire non soltanto più vita e più vita di qualità, ma anche un'opportunità che questo sia più patrimonio di tutti, andando a coinvolgere tutti i settori, lavorando come una vera squadra e puntando anche su quella componente importante, che è la componente giovanile, che ci può dare quell'aspetto trasversale, olistico, che passa attraverso tutti i settori, includendo ovviamente anche quello della salute.